Sì, c'è tutto un giardino privato, come è illuminato. Purtroppo è scritto. Vabbè, vi dirò qualche notizia così mi crederete su una parola. Invece qui vediamo quello che è il monte che va a fare da sfondo a Fontanarecchia, che è Monte Vano. Ed è diciamo assieme a Monte Acero, quello prospiciente, sono i due monti che vanno a incorniciare Faicchio. Infatti Faicchio, proprio per questo, essendo un'area protetta, è stata abitata sin dalla preistoria. E i ritrovamenti preistorici sono oggi conservati al Museo del Sangue di Benevento. Inoltre Faicchio aveva anche un altro vantaggio, quello di essere vicino al fiume di Terno, quindi in questo modo c'era l'acqua per le coltivazioni e per la vita. E nominando questo fiume abbiamo anche la possibilità di parlare un po' anche dell'epoca romana, perché il nome di questo fiume non è diciamo inventato da una pianta, ma deriva da un personaggio romano, Tito. Tito era il figlio del condottiero Fabio Massimo, infatti c'è anche un ponte quindi donato a questo condottiero, che passando per Faicchio per poi le varie battaglie che sono succedute tra Romani e Sanniti, ebbe la sfortuna di perdere il figlio che cadde nell'acqua e morì annegato. E quindi disse: Tito, qui vivrai in eterno, da questo Tito eterno venite eterno. Ancora abbiamo delle mura, mura megalitiche del VI secolo sopra Monte Acero, che era diciamo il VI secolo avanti Cristo o dopo Cristo? Avanti Cristo, sì, che era il fulcro dell'arce sannita, quindi precedente ai Romani, e era collegato tramite un sistema di arcate a un acquedotto che si trovava poi nella Telesia, paese qui vicino a San Salvatore, non so se conoscete, era la Telesia antica. E quindi quest'arce sul Monte Acero era utile perché ci permetteva di avvistare i nemici molto in anticipo, quindi di prepararci poi alla successiva battaglia. Prepararci, senti sannita allora, vedi? Eh? Dici prepararci, ho detto senti sannita. Vabbè. Un altro acquedotto però importante è quello che ritroviamo qui proprio all'interno di Fontanarecchia, che è l'acquedotto Romano, che collegava poi Fontanarecchia a quello che è il centro della città. Si estende per circa 1 chilometro e fa ogni 40 metri diciamo che abbiamo una fuoriuscita verticale, c'è cioè una sorta di fontanella in cui si può vedere che appunto lì c'è il passaggio dell'acquedotto e arriva per il momento fino a San Giovanni, che è una delle chiese più importanti di Faicchio. Lì il passaggio è stato istruito e quindi non è più possibile capire se continuava verso la città di Telesia o, secondo alcuni, addirittura continuava in un'altra zona di Faicchio che si chiama Via Odi, perché lì c'erano delle ville romane. Per il momento però è fermo lì nella chiesa di San Giovanni. Ora ci incamminiamo e vi faccio vedere un'altra parte importante di Fontanarecchia, che sono i frantumi, perché a Fontanarecchia era il borgo più ricco diciamo di Faicchio, che c'erano ben 6 frantumi in pietra. Sì, quindi a partire dal 700 in poi diciamo. Quindi in questo modo diciamo che la popolazione viveva. Sempre questo. Ma questo che cos'è? Fatemelo vedere. Aprilo. Hai capito che? Questo è il simbolo, eh? Ma io sì, sembra molto.